Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte. Gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Ecco, meditiamo brevemente questa parola in tre passi successivi. Il primo è il mistero di Gesù nella sua chiamata, poi nella sua persona e poi nella sua parola, nella sua chiamata. Hai osservato come Gesù che predica, insegna, a un certo punto scorge Matteo, il pubblicano, seduto al banco delle imposte. Capisce, sente qualche cosa, passa vicino e dice: segui me. E lo dice questa parola con una forza così penetrante che Matteo, capo dei pubblicani, ricco, calcolatore, persona coi piedi per terra, che non avrà mai deciso qualcosa nella sua vita senza pensarci attentamente, come spinto da una forza misteriosa, si alza, lascia tutto e va presso a questo sconosciuto che gli ha rivolto quella parola potente. Mi ricordo una volta padre Cantalamessa che commentava questo e diceva: bravo Gesù, bravo, continua a chiamare così. Ecco, Gesù ha questo potere, però anche il Vangelo ci spinge ad andare avanti nella contemplazione di Gesù, perché Gesù, diciamo, approfitta non solo di questa chiamata, ma della critica che gli fanno di mangiare e bere con i pubblicani e i peccatori per rivelare la sua missione. Non sono venuto a chiamare i sani, ma i malati, non i giusti, ma i peccatori. Quindi la chiamata di Matteo rivela, non è un piccolo episodio soltanto, ma rivela il suo essere, il suo modo di essere tra di noi, la sua missione. Quanta consolazione viene da questo mistero. Gesù non è venuto per i santi, ma per i malati, per i peccatori. Cosa vuol dire? Vuol dire che è venuto per noi,
quando siamo come oppressi, legati dal male, non solo il male che riceviamo dagli altri, che è un male a metà, ma del male che abbiamo fatto noi, il male che abbiamo fatto noi, che è quello più grave, perché siccome Dio rispetta la nostra libertà, quando noi andiamo storti verso il male, quello ci fa proprio una catena intorno, piega la nostra intelligenza, la volontà verso il male che abbiamo compiuto. E Gesù solo ha questo potere di visitarci in questa profonda deficienza e di risanarci. Quindi mai scoraggiarsi, mai, né per noi, né per i nostri figli, né per questo povero mondo, perché Gesù viene per i peccatori, non viene per quelli che sono già giusti. L'essenziale per noi è sapere questo, credere e affidarci a Gesù nella lotta per risalire dal male. E poi questo grande mistero, per poter entrare in noi, ha bisogno della parola di Dio, del nutrimento della parola di Dio. Avete visto anche oggi, no? Molte volte si dice che Gesù insegnava, e poi oggi nella Bibbia, nella prima lettura, c'è uno dei passi più solenni della storia sulla potenza della parola di Dio. Quando volete fare una bella preghiera di lode, rileggete l'inizio di questa lettura. Viva ed efficace la parola di Dio, più penetrante di una spada a due tagli, capace di dividere lo spirito dal corpo come una spada penetrante, più o meno così. Una lode grande, nulla è nascosto davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto ai suoi occhi, e a lui noi dobbiamo rendere conto. Un inno bellissimo alla parola di Dio. E quindi da qui prendiamo